Nicolas Costantini, oggi è stata una partita molto fisica, l'ha aperta però una tua perla, non è bastata l'Albenga. No, non è bastata, decisamente no. Non abbiamo giocato, secondo me, un buon primo tempo, nonostante abbiamo trovato il vantaggio subito, poi abbiamo sofferto troppo, abbiamo lasciato troppe occasioni all'Imperia. Il secondo tempo invece è stata una partita bruttina, probabilmente bruttina da vedere, ma dove la posta in palio era alta, una partita tesa, contratta, quando sembrava incanalata verso il pareggio, una gran giocata di Sassari l'ha decisa. Noi non siamo stati, non si può lasciar fare 60-70 metri di campo a un giocatore anche se più fresco, e diamo i meriti a lui, ma qualcosa di nostro ci abbiamo messo. Alla tua uscita un grande applauso dal pubblico imperiese, vuol dire che hai lasciato un grandissimo ricordo. Oggi giocare in un ciccione che ribolliva di tifo, di passione, che emozioni ti ha dato? Ma è inevitabile che fosse una partita un po' particolare per me. Sinceramente, quando l'arbitro fischia all'inizio non sto a pensare tanto a dove sono, a cosa sto giocando, e mi fa piacere gli applausi, anche perché l'ultima volta che ho giocato qua l'avversario ho preso parecchi insulti, quindi spero, vivo qua, non ho giocato tantissimo qua, però vivo qua, sono cresciuto qua, ho un papà che è stato capitano di questa squadra, mi fa piacere aver lasciato un buon ricordo anche a me. Si riparte dalla Cairese settimana prossima, partita veramente complicata, una squadra che non molla mai un centimetro. Sembra un campionato che trovare partite facili si faccia fatica. Sinceramente adesso bisogna metabolizzare un attimino la sconfitta, perché indubbiamente fa male. Però il calcio è questo, e si riparte, si gioca un'altra partita tosta, sappiamo che ormai non si può più sbagliare, quindi subito con la testa giusta, ci sta stasera e domani passare due giorni di merda, però si riparte e bisogna battere la Cairese a tutti i costi.